Un saluto a tutti gli spettatori di sportcasertano.it e di Telegolfo. Vi diamo il benvenuto alla gara valevole per l'ottavo turno del girone A di eccellenza tra Gladiator e Real For Rio. Siamo qui al stadio Mario Piccirillo per una sfida molto importante per il campionato con un Gladiator che è atteso a un incontro che la può portare verso le posizioni di vertice. Al centro del campo le squadre con in maglietta nero-azzurra il Gladiator e in maglietta bianco-verde il Fiorio, il Real For Rio. Insieme a me un saluto per Giuseppe Oliviero che oggi ci aiuterà nella telecronaca della partita. Ciao Domenico, un buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori di sportcasertano.it. Allora, mentre che le squadre stanno facendo i loro le foto di rito e comunque stanno un attimo decidendo in quale parte del campo giocare, partiamo con le formazioni ufficiali dell'incontro. Il Gladiator scende in campo con il numero 1 De Lucia, il numero 2 Landolfo, il numero 3 Rosanova, il numero 4 Vitiello, il numero 5 Caccia, il numero 6 Manzi, il numero 7 Di Paola, il numero 8 Di Pietro, il numero 9 Spilabotte, il numero 10 Cerrato e il numero 11 De Rosa. Risponde il Real For Rio con numero 1 Sollo, numero 2 Piccirillo, numero 3 Arcamone, numero 4 Fiorentino, numero 5 Capuano, numero 6 Iacono, numero 7 Trofa, numero 8 Sannino, numero 9 Longo, numero 10 Savio e numero 11 Barrella. Queste le scelte fatte dai due allenatori che sono Giovanni Sanazzaro per il Gladiator e Isidoro Di Meglio per il Real For Rio. A battere sarà il Gladiator, mentre i tifosi stanno entrando in campo, stanno entrando sugli spalti. Oggi è una giornata un po' particolare, anzi no, è stato subito un cambio, a battere il Real For Rio era Cerrato che si era portato sulla palla, invece ora c'è Longo, l'attaccante della scompagine ischitana. Siamo pronti quindi per l'inizio della gara, mancano pochi attimi per la partenza di Gladiator Real For Rio. Anche gli assistenti sono andati a vedere bene se ci sono dei fori all'interno delle porte, non ci sono, e quindi parte tra qualche istante la gara tra le due compagini che sono appaiate nelle posizioni vertici a quota 13 punti. Parte quindi palla di subito del numero 9 Longo per Sannino ed inizia ufficialmente la gara. De Rosa ora cerca al centro del campo, cerca qualche compagno che lo possa aiutare. De Rosa per Vitiello. Giuseppe, allora, partita molto importante del Gladiator che in base anche al risultato di ieri della Fronapoli che ha perso con il Giuliano ha una occasione quindi fondamentale per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Sì, il Gladiator anche per la sconfitta, come detto da Domenico, della Fronapoli di ieri, ha l'opportunità di balzare nelle zone alte della classifica con una probabile buona prestazione. Naturalmente c'è una formazione come quella della Real For Rio difficile da affrontare, visto che le due compagini sono appaiate a quota 13, come detto da te Domenico prima. Non sarà una sfida facile, però ci aspettiamo una gara sicuramente equilibrata ma allo stesso tempo molto combattuta e spettacolare. Rimessa dal fondo nel frattempo per il portiere della Real For Rio Sollo, il quale è indeciso sul da farsi. Real For Rio che, così come il Gladiator, nell'ultimo turno ha vinto. Il Real For Rio ha battuto l'Albanova 2-1, mentre il Gladiator è andato a vincere in casa della Virtus Volla per 3-0. Il colpo di testa di Vitiello allontana la difesa della Real For Rio, gioca il pallone di piede il numero 9 Spilabotte, ancora Vitiello, da lui passeranno molti palloni per il centrocampo. Ora un'imbucata, attenzione, la difesa del Real For Rio chiude bene in calcio d'angolo, primo tiro dalla bandierina per il Gladiator alla sinistra del portiere Sollo. I tifosi continuano ad inneggiare i propri beniamini. Dal calcio d'angolo vediamo il numero 4 Vitiello. Gladiator che gioca in casa, l'ultima partita in casa è stata una vittoria, ha battuto il calcio d'angolo, la palla è deviata, sul pallone c'è il numero 8 che
cross in mezzo col sinistro, la difesa del Real Forio però è brava e riparte, si distende la compagine napoletana in contropiede con il pallone sulla sinistra, la difesa del Grador si difende bene, numero della Real Forio, cross in mezzo ma allontana bene Vitiello in scivolata. Partita subito quindi brillante sia per il Gladiator sia per il Real Forio. Le due squadre ovviamente ci tengono a fare punti, perché come detto una vittoria di entrambe potrebbe far sì che la classifica sia ancora più serena di quello che è ora. Rimessa laterale in favore degli ospiti, che si schierano con una maglia bianco-verde. Mentre c'è un uomo a terra nella metà campo della Real Forio, il gioco quindi è fermo perché c'è un difensore della Real Forio a terra, l'arbitro si sta sincerando delle sue condizioni, il giocatore si rialza, se non mi sbaglio è Piccirillo, il giocatore si rialza, vediamo se esce dal terreno di gioco, è probabile che ci sia già un cambio. Perché è pronto per la Real Forio ad entrare il numero 13, Cantelli. Quindi è probabile sì che ci sia già un cambio. Dopo appena pochissimi minuti, esce il numero 5 ed entra il numero 13, Cantelli, per infortunio. Quindi siamo esattamente al quarto minuto per infortunio. Quindi la Real Forio deve fare a meno del suo giocatore, il numero 5, Capuano. È entrato, come detto, il numero 13, classe 99, difensore Cantelli. Si riprende il gioco, quindi una prima sostituzione già effettuata. Si riprende il gioco per la Real Forio, che attacca in attesa della battuta della rimessa laterale. Punteggio come fermo, come detto, fermo sullo 0-0. Subito quindi una prima sostituzione, l'arbitro fischia la rimessa laterale che viene battuta, il tiro che finisce di poco fuori. Allora Giuseppe, è arrivato questo tiro di Trofa, è un tiro cross perché comunque di sicuro il centrocampista del Real Forio era intenzionato a cercare qualche attaccante in avanti e qualche attaccante compagno di squadra, e invece la palla era indirizzata verso la porta e infatti è uscita di pochi centimetri alla sinistra di De Lucia. Trofa, che è un giocatore che ha un centrocampista ma grande vizio del gol, e infatti in campionato già ha segnato diverse reti, 3 reti, ed è uno del principale marcatore della compagine ischitana. Intanto è iniziato qui a piovere, infatti sugli spalti tutti quanti hanno aperto gli ombrelli, e si sapeva che comunque già da diversi giorni che il meteo aveva anticipato che comunque sarebbe venuto a piovere, e infatti comunque da stamattina intorno alle 11 quindi si sono cadute le prime gocce di pioggia, e ora c'è una pioggia un po' più consistente, però comunque il campo sembra in buone condizioni almeno per quanto riguarda il manto, e ora il Forio che si parte avanti, Caccia che rilancia, cerca Cerrato, rilancia il giocatore del Forio, Vitiello, ma per Spilabotte sulla fascia sinistra, Spilabotte da solo, e non ci pensa due volte il terzino Piccirillo a rilanciare. 2 sono le assenze per il Gladiator, manca Nicola Spesce, che è il centrocampista che ha subito un'espulsione domenica scorsa contro il Volla, e intanto anticipa il numero 9, anticipa Longo, anticipa Caccia, si porta verso la porta, supera anche Manzi, si allunga per la palla e De Lucia è reattivo nel uscire dalla propria porta e togliere la palla all'attaccante del Real Forio. Questa è una buonissima occasione per gli ischitani, è stato bravo il giovane portiere classe 99 a non aspettare, a non attendere che il calciatore riprendesse palla, e con la sua influenza ha bloccato la palla, quindi sventata un'occasione quando siamo appena al minuto 6 per la partita. Andò comunque Di Pietro per Di Paola, aspetta il tiro, la palla tocca la palla ed esce fuori, la palla scheggia il palo ed esce fuori, incredibile occasione mancata dal Gladiator, poteva essere il vantaggio sul tocco di Vitiello. Di Paola si è trovato tutto solo davanti al portiere, atteso che il numero 3
Arcamone cadesse dopo una sua finta e doveva solo, diciamo, cercare bene l'angolo giusto, e invece la palla esce fuori. Quindi quando siamo al minuto settimo, il Gladiator già può contare la prima occasione da gol divorata, perché di questo si tratta, e quindi il risultato resta fermo sullo 0-0. Giuseppe, doveva essere sfruttata meglio questa occasione, giusto? Sì, aveva il Di Paolo aveva l'occasione sicuramente per portare in vantaggio il Gladiator e per sfruttare al meglio l'occasione. Sono due squadre che, l'avevamo detto, sono frizzanti nel loro gioco, esprimono un buon calcio, e si sta vedendo fin da subito con queste due occasioni a distanza di pochi secondi. Come detto, al sesto lungo lanciato a rete, De Lucia sventato bene, poco fa Di Paola ben smarcato in area da Vitiello, la sua conclusione però è terminata fuori. D'altronde, se andiamo a vedere la classifica, le due formazioni hanno un buon attacco, entrambe le compagini hanno segnato già 12 gol in campionato. I due bomber da una parte e dall'altra sono, come detto, Trofa e Cerrato, entrambi autori di 3 reti fino a questo momento. Il gioco intanto viene fermato dal direttore di gara per un fuorigioco del Gladiator, quindi può riprendere il pallone, il gioco, il Real Forio, con una punizione. Come detto, le due squadre hanno segnato 12 gol in campionato, mentre continua a piovere in maniera copiosa sullo stadio Piccirillo. Per quanto riguarda la difesa, dal punto di vista difensivo sono due compagini che hanno subito il Gladiator pochissimo, 5 gol fino ad ora, mentre la Real Forio 8. Riparte il Gladiator con Spilabotte, che sul versante sinistro cede palla al centro, azione fulminea del Gladiator che si riversa in avanti, ma il terzino della Real Forio, Fiorentino, è bravo a gettare il pallone in rimessa laterale, che dunque il Gladiator si appresta a battere. Comincia a piovere veramente in maniera copiosa anche dentro la nostra postazione, mentre i tifosi del Gladiator continuano ad inneggiare la propria squadra. Il pallone arriva tra le braccia del portiere Sollo, che si accartoccia sulla sfera ed è pronto a rinviare, quando siamo giunti al nono minuto del primo tempo. Real Forio, che come detto, l'ultima partita, così come il Gladiator, ha ottenuto i 3 punti contro l'Albanova, che ieri ha fermato la Versa Nolmanna sul 2-2. Il pallone ancora al centro del centrocampo viene recuperato però dal Gladiator. Spilabotte ancora sulla fascia sinistra, instancabile il giocatore del Gladiator, che tenta una conclusione alla parata di Sollo, quindi da registrare un'altra conclusione quando siamo arrivati al decimo minuto del primo tempo, un'altra conclusione da annotare sul taccuino. Calcio d'angolo per il Gladiator sulla conclusione del numero 9, Spilabotte, che dal vertice dell'area di rigore ha calciato, ma Sollo è riuscito a prendere il pallone. Fallo in attacco del Gladiator, che quindi non concretizza l'opportunità. Altra quindi occasione della formazione allenata da Giovanni Sannazzaro, vestito in tuta, che osserva i suoi giocare. Siamo arrivati all'undicesimo, quindi 0-0 poco fa, quindi Spilabotte ha calciato dal limite dell'area, ma Sollo ha ben parato. Rimessa dal fondo effettuata, c'è un fallo fischiato dal direttore di gara, con la Real Forio che quindi si riversa in avanti. Il pallone viene giocato sul versante sinistra, naturalmente il pericolo numero uno per la difesa del Gladiator è rappresentato da Trofa, ma anche Longo, che è molto bravo. C'è uno cross al centro, anticipa tutti De Lucia, il portiere del Gladiator, classe 99, che così come in occasione al sesto minuto anticipa tutti e fa sua la sfera. Il recupera palla il Real Forio, il Gladiator ha effettuato un'azione confusionaria, il fallo però del numero 4 di Vitiello, e dunque il calcio di punizione con il numero 8 della formazione ospite, biancoverde Sannino, che è a terra. Quindi calcio di punizione per la Real Forio, che verrà battuto sul versante
di sinistra. Naturalmente salgono le torri, i difensori centrali Arcamone e Fiorentino. Quando siamo giunti al minuto 12 del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Calcio di punizione che sta per partire, il cross in aria, colpo di testa ad allontanare di un difensore del Gladiator, la rimette al centro un giocatore della Real Forio, ma la posizione del numero 10 Savio è di fuorigioco, quindi segnalato un fuorigioco dall'assistente, e il Gladiator rimetterà il pallone in gioco con De Lucia, il classe 99. 0-0 dopo 13 minuti, l'ultima partita giocata in casa del Gladiator è stata quella vittoriosa contro il Real Forio, mentre l'ultima trasferta contro la Puteolana, chiedo scusa, per 4-0. Il Real Forio invece ha giocato l'ultima sua trasferta in casa dell'Afronapoli, si è arresa alla squadra partenopea per 2-1. Afronapoli vera e propria rivelazione di questo inizio di stagione, ieri però fermata sul pari. Il gioco che riprende a centrocampo con il Real Forio che si distende, naturalmente come giusto che sia visto la caratura delle due squadre. Partita per ora molto equilibrata, con già tre opportunità, due per il Gladiator e una per la Real Forio. Ora proteste dei giocatori bianco-verdi per un presunto fallo, il pallone che riprende, il gioco che riprende da un calcio d'angolo che verrà battuto alla destra del portiere De Lucia. Sono tutti pronti in area, il corner che sta per essere battuto, se non mi sbaglio, dal numero 8 Sannino, che è lui che si incarica delle battute dei calci piazzati. L'angolo che sta per essere battuto mischia in area di rigore, la solita naturalmente maretta che c'è prima di ogni calcio d'angolo, si ritarda un po' la battuta, l'arbitro sta parlando con i giocatori al centro dell'area, naturalmente per ammonirli verbalmente riguardo le solite scaramucce che si verificano in queste occasioni. Pronta per la battuta, il calcio d'angolo esce bene, De Lucia anticipa tutti, però il Gladiator perde palla, la conclusione di un giocatore della Real Forio ribattuta dalla difesa nero-azzurra, si riprende con una rimessa laterale in favore dei biancoverdi, che quindi sono stabilmente in avanti quando siamo giunti al minuto 15. Anche in questa occasione il portiere De Lucia classe 99 si è fatto trovare pronto con un bel anticipo in calcio d'angolo, pronto alla battuta Iacono, il pallone viene liberato da Caccia, quindi si ripartirà da una rimessa laterale ancora in favore dei biancoverdi, sempre con il numero 5 Capuano. Fase concitata del match, la palla termina fuori e si riprende con una rimessa laterale in favore del Gladiator, mentre si intensifica la pioggia sullo stadio Piccirillo. Il campo non è in buonissime condizioni, ma del resto a causa di questo clima così piovoso è difficile avere un campo di condizioni un campo di gioco in buone condizioni. Rimessa laterale ancora in favore del Gladiator, c'è una fase di stallo dove le due squadre prediligono più il possesso palla a centrocampo. Colpo di testa del numero 10 del Gladiator, Giuseppe Cerrato, che è in un grande momento di forma, ha segnato anche nell'ultima sfida vinta dai neroazzurri contro il Virtus Bolla per 3-0 domenica scorsa sul campo dei napoletani. Perde palla il Gladiator nella propria metà campo, la riperde però il Forio, come detto una fase di studio, di confusione, infatti abbiamo sentito anche le grida dell'allenatore Sannazzaro del Gladiator, che vorrebbe i suoi un po' più precisi nei passaggi. Molti errori in questa fase di centrocampo, recupera il pallone però la Real Forio, lancio in avanti per Luongo, esce ancora De Lucia, e quindi è il vero e proprio protagonista fino a questo momento di questo incontro. Il portiere del Gladiator rimane anche a terra per un piccolo infortunio, quindi il gioco è fermo. Si riprende subito De Lucia, che si rialza, quindi si riprenderà con una rimessa laterale in favore della squadra
ospite. Pallone giocato sul versante destro, il cross, facile preda per il portiere neroazzurro che quindi rilancia subito in avanti, gioca il pallone il numero 7 di Paola per Cerrato che cambia gioco dal lato destro, l'1-2 che non riesce tra due giocatori del Gladiator, la palla si perde sul fondo e quindi Sollo potrà rimettere il pallone in gioco quando abbiamo superato da poco il 17° minuto del primo tempo e il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Sul taccuino ci sono sempre quelle due occasioni per il Gladiator da annotare, la prima con Di Paola che in aria è smarcato da Vitiello, ha tirato fuori, e poi il bel destro a giro di Spilabotte dal limite dell'area, ben sventato dal portiere biancoverde Sollo. Il rinvio dello stesso Sollo, pallone giocato a centrocampo, la Real Forio che ha avuto un'occasione con Longo lanciato a rete, sventata da De Lucia, il pallone che ora viene rigiocato dal Gladiator, anticipato Spilabotte da Romano, palla giocata a centrocampo da Luongo che cambia bene il gioco, la Real Forio si distende per bene in avanti, il pallone però centralmente viene perso ancora dalla compagine bianco-verde che però ne approfitta degli errori del Gladiator che in fase di rimessa di gioco non è molto preciso. Il pallone ora tra i piedi di Vitiello, poi ancora Celio, il pallone viene riconquistato dallo stesso centrocampista neroazzurro che al piccolo trotto lo cede a l'attaccante del Gladiator Spilabotte che lo perde. Fase veramente confusa della partita, del resto le due squadre si stanno tra virgolette ancora studiando. Ora vediamo Spilabotte che scambia con Cerrato tenta il passaggio ma il tiro viene rimpallato, allora preda del pallone c'è Di Paola, Di Pietro, la coppia di centrocampo che dai loro piedi passano le diverse occasioni del Gladiator. Ancora la formazione nerazzurra che insiste, Spilabotte riceve palla sulla destra, vediamo cosa inventa l'attaccante del Gladiator, viene messo a terra e calcio di punizione interessante dai 20 metri per la formazione nerazzurra, atterrato Spilabotte, vera e propria spina nel fianco per la difesa bianco-verde fino a questo momento, punizione interessante quando siamo giunti al 20° minuto della prima frazione di gioco, quindi siamo quasi ad un quarto del match, quasi alla metà del primo tempo, quando sulla punizione per il Gladiator si sta per incaricare il numero ci sono sul pallone sia Vitiello che Di Pietro, in attesa che la punizione venga battuta, mentre i tifosi del Gladiator continuano ad inneggiare i propri Beniamini. Sul pallone quindi, come detto, ci sono Vitiello, il numero 9, la conclusione deviata dalla barriera in calcio d'angolo, altro corner per la formazione neroazzurra sulla punizione calciata da Di Pietro, il pallone è finito fuori, quindi calcio d'angolo quando siamo arrivati al 21°, il calcio d'angolo battuto dalla destra di Vitiello, il colpo di testa, la parata del portiere Sollo, il colpo di testa se non andiamo errati di Nicola Celio, palla però ben parata dal portiere, mentre ora c'è un'infrazione del Gladiator in attacco, quindi la punizione per la Real Forio battuta da Sollo, quindi fallo in attacco, ancora una volta il corner per i neroazzurri è un nulla di fatto, quindi annotiamo un'altra occasione, quella al 21° con la punizione deviata dalla barriera, il rilancio di Sollo, pallone che giace
in fallo laterale, errore del portiere. Ricordiamo che la Real Furio ha effettuato già la prima sostituzione al quarto minuto, infatti si è infortunato il difensore numero 5 Capuano, è entrato al suo posto il numero 13 Cantelli. Il pallone giocato ancora a centrocampo, recuperato dal Gladiator, ma il passaggio di Cerrato è preda dei difensori della Real Furio, che trasformano l'azione da difensiva in offensiva. Il Gladiator però è bravo a mettere il pallone in fallo laterale, sempre sul versante sinistro, sta sfruttando molto quella fascia la Real Furio, mentre il Gladiator agisce di più su quella destra. Recupera il pallone a centrocampo la squadra nerazzurra, il lancio in profondità per l'attaccante De Rosa, che va alla conclusione. Il tiro però è ampiamente a lato, il suo sinistro strozzato finisce fuori alla sinistra di Sollo, però non si può contemplare ritenere un'occasione, perché il tiro dell'attaccante nero-azzurro era molto fuori. Giuseppe, questa occasione poteva essere sfruttata meglio con Cerrato, che ha ricevuto un bel pallone da Di Paola, poteva effettivamente calciare meglio, e un tiro poi fatto di sinistro. Consideriamo che comunque Cerrato è un destro, quindi un destro, e col sinistro ha cercato di angolare la palla, e però questa è finita ampiamente larga. Una gara che fino ad ora è equilibrata, con il Gladiator che cerca il gol, anche il Real Furio si porta spesso in avanti, e infatti comunque non da parte degli isolani, fatto togliendo il tiro cross del calciatore Trofa, e poi dopo quella accelerazione di Longo, che comunque ha dribblato due avversari, Manzi e Caccia, e poi è stato tempestivo De Lucia. Anche il Furio ha avuto queste due occasioni, però quella più nitida fino a questo momento è l'occasionissima capitata al settimo a Di Paola, che già poteva indirizzare questa gara, e invece ha tentennato un po' troppo, e poi la palla è uscita dopo aver scheggiato il palo alla sinistra di Sollo. Quindi punteggio al 25esimo 0-0 tra Gladiator e Real Furio, ed è Gladiator Real Furio, è la gara che si sta disputando. In contemporanea c'è anche Frattese Casoria, e sono i posticipi dell'ottavo turno del girone di eccellenza, e un turno che è ovviamente caratterizzato dalla vittoria della Fronapoli, cioè del Giuliano in casa della Fronapoli, con il punteggio 2-0, a timbrare entrambe le reti l'eterno attaccante del Giuliano, che però è di Sessa Runca, quindi è casertano. Si tratta di Dino Fava Passaro, e una gara che poteva dire molto per quelli che sono i valori di questo campionato. Intanto Manzi sulla spizzata del numero 13 Cantelli, che era indirizzata verso Longo, e Manzi provvidenziale ha rinviato la gara. Ora la palla. Ora Landolfo per De Rosa sulla fascia destra. De Rosa è affrontato da Trofa. Sulla posizione di Landolfo, che se ne va, che però sbaglia il contatto, anche perché era ostruito da un avversario, in questo caso dal Camone, e la palla esce sul fondo. Stiamo parlando del Giuliano, che grazie alla vittoria si è portato al primo posto in classifica, ha superato l'Afro Napoli, e in attesa sempre che giochi Frattese, cioè che arrivi il risultato di Frattese Casoria, perché in caso di vittoria della Frattese sarà questa l'unica squadra a trovarsi al primo posto, quindi a scavalcare di nuovo il Giuliano, e si porterebbe infatti a 19 punti, in quanto al momento la classifica vede Giuliano 18 e poi a 16 Afragolese, Afro Napoli e Frattese, però in attesa della gara. E dopo le prime quattro posizioni ci sono entrambe le squadre che stanno giocando questa partita, che sono Gladiator e Real Furio, che sono ferme a quota 13 punti. Manzi cestina la palla in fallo laterale, onde evitare comunque l'avversario potesse credere grattacapi. A battere la rimessa laterale è Arcamone. Ne sono due, questo si chiama Giovanni, l'altro in panchina si chiama Raffaele, e ce n'è ancora un terzo che invece gioca nel Barano e si chiama Angelo Arcamone, che proprio in questo turno ha segnato un gol contro la Flegrea, con la gara che finisce con il punteggio di 2-0. Ora spiega volte per Di Pietro a centrocampo, torna indietro da Caccia, in direzione di Paola, però Arcamone anticipa.
tra le cose Giuseppe, tra le cose scelte dall'allenatore di meglio sono state quelle di mettere due over come terzini, che è cosa inusuale in questa categoria, perché di regola la maggior parte delle squadre ed anche il Gladiator gioca con gli under in, come terzini. Invece in questo caso, proprio perché sa della importanza della, del valore dei due esterni del Gladiator, che sono Di Paolo e Spilabotte, ha scelto due esperti come Capuano e come Piccirillo e come Arcamone. Quindi una giusta tattica da parte dell'allenatore ischitano. Sì, una giusta tattica che nelle partite precedenti, ma anche fino a questo momento, ha ripagato gli sforzi, mentre ora c'è un brutto fallo proprio poco fuori l'area di rigore della Real Foria, quindi ci sarà una punizione interessante per il Gladiator. È stato Savio a commettere fallo su Di Pietro, che aveva lanciato in profondità Cerrato. L'arbitro, che era nelle vicinanze, immediatamente ha fischiato punizione, e, però non ha estratto il cartellino giallo. Tra le proteste dei calciatori nerazzurri, in primis De Rosa e Vitiello erano nelle vicinanze per chiedere un cartellino, e l'arbitro invece ha detto no, non si tratta di fallo da cartellino giallo, e quindi sarà solo punizione. Sono portati avanti le torri nerazzurre, che sono Manzi, Caccia, e vediamo anche in questo momento Di Pietro, che è molto bravo negli inserimenti, Cerrato e Di Paola, mentre sulla fascia sinistra c'è Spilabotte. Vitiello mette al centro, sul secondo palo palla troppo lunga con Manzi e Caccia, che erano andati alla ricerca del pallone, e sfuma questa occasione per il Gladiator quando siamo al minuto 29. Quindi siamo arrivati alla mezz'ora e il punteggio resta fermo sullo 0-0 qui allo stadio Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere, tra Gladiator e Real Forio. Rilancio di Sollo. Sannino ha prolungato la palla, poi dopo il fallo commesso da Di Pietro su Longo, un bel attaccante questo qui del Real Forio, che in questo momento sta facendo riparto solo nel modulo di Isidoro Di Meglio, e comunque sta creando dei bei grattacapi, e in cambio già è andato ad essere l'altra gol. Intanto bravo Cerrato a vincere il confronto con Iacono, poi dopo torna indietro Di Pietro, mette sulla fascia per Di Paola, che fa slittare il pallone, non doveva farlo rimbalzare, e invece ci è arrivato con quell'istante di ritardo, e infatti la palla poi dopo, appena toccato il fondo, subito è uscita fuori. Questo perché il terreno di gioco è bagnato in seguito alla pioggia che sta insistendo da stamattina qui in Campania, e per l'esattezza a Santa Maria Capua Vetere, e infatti così è diventato impossibile per Di Paola recuperarlo dopo che comunque ha toccato il fondo. Landolfo con il messaggio per Vitiello che torna indietro da Caccia che cerca sulla fascia sinistra Rosanova che attende il pallone, poi dopo se lo fa soffiare dal numero 11 Varrella, poi dopo Vitiello bravo su Fiorentino a evitare che comunque che il giocatore ischitano possa vedere palla. Ora Caccia ancora da Vitiello, lancio lungo in direzione di Paola che stava da solo, il tiro, cerca il pallonetto ed è fischiato, quindi fallo, rigore per il Gladiator, ed è stato ammonito il portiere Sollo, perché dopo il tentativo di pallonetto da parte del calciatore nerazzurro, quindi c'è stato questo contatto, e l'arbitro non ci ha pensato due volte, e invece di attendere che la palla entrasse, no, ha fischiato immediatamente il rigore. Quindi quando siamo al minuto 31, calcio di rigore per il Gladiator. Alla battuta vediamo chi si porta. Calcio di rigore quindi Di Paola. Di Paolo alla battuta, il tiro ed è gol, Gladiator in vantaggio. Il
il vantaggio dunque del Gladiator quando siamo al 32esimo minuto, calcio di rigore trasformato dal numero 7 Antonio Di Paola. 32 minuti sul cronometro, quindi Gladiator in vantaggio sul calcio di rigore trasformato da Di Paola. Tra l'altro per Di Paola è il terzo gol in questo campionato. Festeggiamenti in corso sia dei tifosi che naturalmente dei nerazzurri. Primo gol quindi della partita quando siamo al minuto 32. Il lancio per Di Paola che è stato atterrato da solo, l'arbitro non ci ha pensato due volte e ha fischiato il calcio di rigore in favore dei nerazzurri che dunque sbloccano il punteggio superata la mezz'ora di gioco. Riprende la partita il lancio del numero 8 Di Pietro, però è preda dei difensori della Real Forio. Rilancio di Sollo che quindi ha atterrato Di Paola per il calcio di rigore, poi trasformato lo scambio in profondità del Gladiator, chiude bene la difesa della Real Forio che dunque si ritrova in svantaggio quando abbiamo superato da poco il 33esimo minuto della prima fazione di gioco. Come detto Di Paola, la rete del numero 7 Di Paola, sì, lanciato a rete e segnato. Terzo gol in questo campionato per il centrocampista. Il centrocampista del Gladiator. Il gioco ora che si concentra sulla fascia destra, la bella triangolazione però sprecata dal Gladiator, calcio d'angolo per la formazione nero azzurra perché c'è stato un tocco da parte del difensore della Real Forio, se non andiamo errati, di Iacono, che ha messo il pallone in calcio d'angolo, lo ha deviato, quindi tiro dalla bandierina per il Gladiator. Ne ha battuti diversi la formazione di Giovanni Sannazzaro, che naturalmente è esploso di gioco al rigore trasformato dal suo giocatore che ha portato il Gladiator in vantaggio. Salgono le torri nero-azzurre, il difensore Manzi con Caccia, partito il calcio d'angolo, pallone che esce dall'area di rigore, lo rigioca Rosanova, il cross al centro, la spizzata da parte del centrocampista del Gladiator, poi il tiro dalla distanza deviato e il Gladiator sfiora il raddoppio con un tiro di Caccia che da circa 30-35 metri ha effettuato un bel tiro di destro, la palla è stata deviata da un difensore del Real Forio vicino al raddoppio, quindi la formazione del Gladiator che può usufruire di un nuovo calcio d'angolo che verrà battuto dal numero 4 come al solito Aniello Vitiello, quindi da segnalare anche questa occasione. Al 35esimo Caccia da fuori batte il calcio d'angolo, nel frattempo il colpo di testa viene sventato però dalla difesa del Real Forio, poi c'è un fallo in attacco se non andiamo errati di Landolfo, comunque fallo in attacco del Gladiator, punizione per la Real Forio che verrà battuta dal portiere Sollo, responsabile del fallo che ha causato il calcio di rigore al 31esimo realizzato da Di Paola. Poco fa quindi il Gladiator è andato vicino al raddoppio con un tiro di Caccia, il difensore centrale che ha trovato la deviazione di un difensore della Real Forio che ha mutato il pallone in calcio d'angolo. Ora attenzione, il numero 10 del Gladiator è in area, chiuso bene però dal terzino del Real Forio, Cerrato, è stato chiuso in calcio d'angolo da Piccirillo, quindi altro tiro dalla bandierina per i nerazzurri, li sta collezionando la squadra di Giovanni Sannazzaro, segno evidente di una pressione che la formazione sammaritana sta imprimendo sul match. Ancora Vitiello, Aniello Vitiello sul pallone, batterà di destro alla destra del portiere della Real Forio, batte questo calcio d'angolo deviato da un difensore della Real Forio, palla fuori dall'altro lato, quindi nuovo corner dall'altro lato però per il Gladiator. Quando siamo giunti al minuto 37 del primo tempo e il punteggio
Gladiator 1, Real Furio 0, la rete 6 minuti fa di Paolo su calcio di rigore. Ancora il Gladiator in avanti, quindi corner che viene battuto in questo momento, palla che viene spizzata da Iacono e rimessa laterale in attacco per la formazione di Giovanni Sannazzaro, in piedi ad osservare i suoi. Rosanova batte il calcio, cioè la rimessa laterale per Vitiello che crossa in mezzo, non c'è nessuno, pallone preda per dell'estremo difensore Sollo che urla il possesso del pallone e lo cede ai propri difensori. Gladiator che sta mettendo sotto pressione la formazione campana, e questo è evidente dal forte pressing che gli uomini di Sannazzaro stanno immettendo sul match. Ora numero del numero 4 fiorentino che cede il pallone a centrocampo, vediamo Piccirillo sulla fascia sinistra. I giocatori della Real Furio reclamano un fallo, l'arbitro dice che si può continuare, protestano i giocatori bianco-verdi, volevano un fallo sul numero 7 della Real Furio, Trofa, però l'arbitro ha lasciato proseguire, si riparte con un lancio in avanti, sempre preda dei difensori del Gladiator che ora gioca il pallone con Vitiello a centrocampo. Il vantaggio ha elettrizzato sia i giocatori in campo, anche i tifosi, che comunque li vediamo un po' più rumorosi, e poiché sta è anche momentaneamente anche finito di piovere, speriamo che comunque sia definitivamente, stanno entrando anche altri spettatori. Logico che comunque in una struttura come quella di Santa Maria, che non presenta una copertura, e allora molti comunque sono sempre indecisi se venire o no, perché comunque può capitare in queste circostanze. E, però dalla parte della città c'è l'interesse, anzi c'è il desiderio di ottemperare a questa problematica con con l'installazione di una copertura, e infatti la speranza è che a breve avvenga. Intanto ora si trova in posizione di fuorigioco Spilabotte sul passaggio di Landolfo, effettivamente deve essere un po' più scaltro il numero 2, il terzino adesso del Gladiator, Landolfo, a capire che Spilabotte era al di là della linea, infatti comunque non si era chiamata la palla, e l'assistente lì che era nelle vicinanze, il numero assente numero 2, che si tratta Vincenzo Vernacchio di Arena Nerpino, subito ha percepito questa posizione e ha chiamato l'arbitro, così è arrivata la punizione. Ora centro del campo Sannino per Cantelli, che però perde palla, dando vita, ma comunque il mister Sannazzaro ha chiesto a Vincenzo Liccardi di velocizzare il riscaldamento, perché molto probabilmente c'è qualcuno che non si sente bene, poi vediamo, potrebbe essere Di Paola anche ora, vediamo che comunque il trainer nerazzurro ha chiesto proprio di velocizzare al numero 20, al bomber napoletano, e infatti pensiamo che a breve arriverà la sostituzione. Quando Rosanova toglie le castagne dal fuoco con un rilancio e l'azione prosegue, fallo fischiato dall'arbitro centrangolo a commettere l'irregolarità è stato Di Pietro sul calciatore del Real Furio, si tratta del numero 4 fiorentino. Ancora Sannino, lancio lungo, Manzi che protegge De Lucia che blocca la palla a terra. Cioè, tra le cose da notare è che siamo arrivati quasi alla fine del primo tempo, già sono 6 gli angoli che ha avuto a disposizione il Gladiator, mentre 1 il Real Furio, e questa è una delle cose su cui deve insistere di più Sannazzaro, perché comunque sappiamo in queste categorie, ma soprattutto nel mondo del calcio in generale, quanti gol provengono dai calci piazzati. Sì, sicuramente gli schemi da calcio piazzati possono aiutare a sbloccare situazioni, se visto no con il calcio di rigore, comunque un calcio piazzato che ha sbloccato il punteggio in favore del Gladiator 1-0. Ora c'è una sortita offensiva dei neroazzurri che però non va a buon fine, si riprenderà con una rimessa dal fondo
che batterà il portiere solo. Siamo vicini alla fine del primo tempo, un primo tempo alla fine tutto sommato giocato bene dal Gladiator. La Real Furio ha agito di rimessa, però non ha impensierito più di tanto la porta di De Lucia, se non nei primi minuti con quell'azione di Lungo. Ora il numero 2, Piccirillo, che viene atterrato fallosamente da Vitiello. Calcio di punizione per la Real Forio nella metà campo avversaria dei biancoverdi, pronta alla battuta. Lo stesso numero 2, Piccirillo, che ha subito il fallo quando siamo giunti al minuto 42 del primo tempo, quindi mancano poco più di 3 minuti alla fine della prima frazione di gioco. Il Gladiator gioca palla ancora nella propria metà campo, il lancio in avanti per Cerrato che la butta di testa, un po' sparito dal gioco Spilabotte che aveva cominciato molto bene. Ora Rosanova rilancia in avanti, però un rilancio che non trova nessun giocatore del Gladiator, recupera palla Vitiello, poi viene messo giù proprio nello Vitiello da un giocatore della Real Forio. Calcio di punizione battuto subito per Landolfo, il lancio per il pallone per Di Paola sulla fascia sinistra, il cross in mezzo, però il pallone termina direttamente a lato, quindi rimessa dal fondo ancora una volta per il portiere della Real Forio Sollo. Anche in questo caso poteva essere sfruttata meglio l'occasione da parte di Di Paola, che ha ricevuto palla da parte di Vitiello e il cross è stato sbagliato. Al centro dell'area si erano portati sia Cerrato che Spilabotte e poi al limite c'era De Rosa e la palla invece è finita molto alta ed è uscita. Ora fallo fischiato all'arbitro centrangolo per l'irregolarità di Trofa su Di Pietro ed è punizione sulla tre quarti a favore dei nerazzurri. Ricordiamo che il Gladiator è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Casoria con il punteggio di 2-0 nell'andata dei quarti di finale della Coppa della competizione tricolore, una sconfitta comunque di sicuro i nerazzurri cercheranno di rimediare al ritorno. Tanto Spilabotte per De Rosa, perde palla il centrocampista, ora Vitiello per ancora Spilabotte, Di Pietro, Spilabotte ancora sulla fascia sinistra e cambia completamente direzione, infatti va verso Manzi da Landolfo sulla fascia destra. Ora Landolfo cerca avanti Cerrato prova il tiro, anzi il cross, e Piccirillo senza pensarci due volte ha deviato in calcio d'angolo. Intanto ammonito il primo minuto della gara è stato Piccirillo, che ha protestato vivacemente perché l'assistente non ha alzato la bandierina sulla presunta posizione irregolare di Cerrato, e quindi quando siamo al minuto 44, prima ammonizione della gara, ed è stato ammonito il numero 2 Cristian Piccirillo. Sarà quindi questo il settimo angolo a favore del Gladiator. Alla battuta Vitiello, e come sempre si riporta un'area tutta delle torri, troviamo comunque un bel capannello dei giocatori. Ed ecco Vitiello palla sul secondo palo ed è Sollo che la toglie dallo specchio della porta con Caccia che ci sta per arrivare, la palla non esce neanche perché infatti poi Arcamone è riuscita a recuperarla, poi deviata in fallo laterale da parte di Spilabotte. Continua l'azione, Trofa che torna indietro verso Savio che dando punto contatto Di Pietro va verso Cerrato, ancora Di Pietro, il tiro e la parata però era fuori gioco. Intanto è stato molto duro lo scontro tra Savio e Di Pietro. Savio che è l'attaccante del Real Forio, che in questo momento è una sorta di eroe per gli isolani, che si sta portando in qualsiasi posizione in cui c'è la palla e ha capito che serve una mano in più in difesa, e infatti ora lo vediamo come ultimo della compagine isolana. Savio che è stato l'autore del gol del 2-1 arrivato proprio all'ultimo istante contro l'Albanova domenica scorsa al Calise, è un risultato che ha permesso, un gol che ha permesso al Forio di vincere e di portarsi a quota 10 punti. Andò lancio lungo di Spilabotte per Di Paola, arriva Sollo e in questo momento finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Gladiator, in seguito alla rete siglata al minuto 33 da parte di Paola sul calcio di rigore. Quindi ci risentiremo tra qualche istante, al momento quindi la partita si torna negli spogliatoi e ci sentiremo tra qualche minuto.
riprende il secondo tempo della partita tra Gladiator e Real Forio. La battuta per il Gladiator, ora Landolfo sulla fascia anticipato Cerrato. Si riparte al punteggio di 1-0 del primo tempo. Ora De Rosa subito ha cercato Liccardi, che intanto sono state due sostituzioni, quindi precisiamo, Liccardi ha preso il posto di Di Paola, che si è infortunato nell'occasione del gol, del fallo subito da Sollo. E poi invece sempre il Gladiator è entrato anche con il numero 13 Bottigliero al posto del numero dal posto numero 3 Rosanova, quindi doppia sostituzione per il Gladiator e ritorna in campo Vincenzo Liccardi e avrà un bel po' a disposizione per andare in rete. Vincenzo che è tornato la settimana scorsa in trasferta, ora il rientro ufficiale è arrivato anche al Piccirillo e Giuseppe, un'importante freccia all'arco di Giovanni Sanazzaro. Sì, importantissima, perché ricordiamo che Liccardi ha segnato fino a questo momento due gol in campionato, con entrambi contro il Barano alla prima giornata, mentre c'è una punizione interessante ora per la Real Forio, proprio fuori l'area di rigore per un fallo, se non andiamo errati, di caccia, quindi dal limite dell'area. Ora la Real Forio avrà una buonissima opportunità quando siamo al secondo minuto di questo secondo tempo. Punizione da limite, diciamo, Liccardi ha segnato una doppietta nella prima gara, sempre qui allo stadio Mario Piccirillo contro il Barano nella prima giornata di campionato, doppietta che ha permesso alla formazione di Sanazzaro di vincere 2-0, quindi avrà sicuramente voglia di rifarsi. C'è sul pallone, c'è il numero 7 Trofa, il goleador della squadra napoletana. Sul pallone fischiano i tifosi del Gladiator, naturalmente per impaurire la formazione biancoverde. L'arbitro sta aspettando, batte il tiro e la palla alta sopra la traversa. Il tiro non è stato di Trofa ma di Sannino, il pallone è finito alto sopra la traversa. Comunque un'occasione che la Real Forio poteva sfruttare sicuramente meglio, la notiamo sul nostro taccuino. Palla alta, riprende il gioco De Lucia con una rimessa dal fondo, classe 99 De Lucia, che sta appena rimesso il pallone al centro. Il colpo di testa ancora del numero 7 Trofa, davvero immarcabile oggi lui è lungo, una buona partita anche se non hanno avuto grandissime opportunità. Pallone gestito dal Gladiator che recupera, lo smista, Spillabotte però non controlla, rimessa laterale in favore della Real Forio, che dunque in questo inizio ripresa ha avuto subito l'opportunità per portarsi sull'1-1, ma il pareggio non è avvenuto perché la punizione è andata alta sopra la traversa. Il Gladiator ha cambiato due uomini, sono entrati sia Bottigliero che Liccardi per De Paola e Di Paola e Rosanova. Di Paola che si è infortunato in occasione del rigore trasformato dallo stesso calciatore. Il lancio in avanti chiude bene Manzi in difesa, rimessa laterale in favore della Real Forio. Ricordiamo che anche la Real Forio ha eseguito una sostituzione al quarto minuto di gioco del primo tempo, è entrato il numero 13 Cantelli, che ha sostituito il numero 5 Capuano. Ora ancora in attacco la formazione ospite con un tiro deviato, la palla viene presa da De Lucia, proteste della Real Forio perché c'è un uomo che è caduto in aria, se non andiamo errati Varrella è caduto in aria, voleva il calcio di rigore, proteste, no, non era Vannella, era il numero 13 Cantelli, il nuovo entrato, è stato atterrato in aria, l'arbitro però ha lasciato proseguire, quindi rimessa dal fondo del Gladiator, battuta da Landolfo per Vitiello, Vitiello che cambia gioco per Spillabotte che rincorre il pallone, sulla fascia di Spillabotte c'è il nuovo entrato Bottigliero che si propone ma viene ignorato dal compagno, pallone indietro per Ciro Manzi che la dà addirittura indietro a De Lucia, il rilancio di De Lucia a saltare il numero 10 Cerrato, Giuseppe Cerrato che dà il pallone al centro, palla che arriva sul versante sinistro con Spillabotte che
dribbla un uomo, poi ne salta un altro, un terzo va al cross in mezzo, la palla che attraversa tutta l'area di rigore, dal lato opposto c'è Landolfo che la mette in mezzo, anticipato da un difensore della Real Forio. Sarà ancora corner per la squadra di Giovanni Sannazzaro, l'ottavo in questione, ottavo calcio d'angolo, quando siamo arrivati al quinto minuto della ripresa. Calcio d'angolo della quale battuta si incaricherà come sempre Agnello Vitiello, ha detto alla battuta dei calci piazzati. Siamo sul versante destro, alla sinistra del portiere Sollo, ammonito nella circostanza del calcio di rigore, batte il calcio d'angolo, il colpo di testa di un giocatore del Gladiator di Manzi, palla che però esce alla destra di Sollo, quindi ancora un'occasione per il Gladiator al sesto minuto, con il colpo di testa poco fuori però da parte di Mate su calcio d'angolo. Rimette in gioco il pallone il portiere Sollo, l'ha già però recuperato il Gladiator con il numero 10 Cerrato, che viene messo giù con un brutto fallo. Anzi, il numero 20, il nuovo entrato Liccardi, che è stato atterrato dal giocatore della Real Forio, che viene ammonito verbalmente, però solo verbalmente, dal direttore di gara, che è Giuseppe Centracolo di Fratta Maggiore. Calcio di punizione sul versante destro, del quale si incaricherà come sempre Agnello Vitiello. Due uomini in battuta per la Real Forio, mischia in area di rigore, salgono le torri dei neroazzurri mentre continua l'incoraggiamento da parte dei tifosi padrone di casa. Batte la punizione il colpo di testa ancora una volta forse Caccia, però il pallone comunque termina fuori, ma l'arbitro aveva fermato il gioco per un fallo in attacco dello stesso difensore, quindi si ripartirà ancora con una rimessa dal fondo da parte del portiere, che sta battendo quindi la punizione per il fallo in attacco del Gladiator. Palla a centrocampo, il colpo di testa ad anticipare tutti sempre di Agnello Vitiello per Cerrato, che vede la sovrapposizione del numero 11 De Rosa. De Rosa che mette in mezzo un pallone, chiude bene la difesa della Real Forio, rimessa laterale in favore del Gladiator, della quale si incaricherà Landolfo che torna dietro per il numero 6 Manzi che dà la palla a Caccia e lancia in avanti, preda dei centrocampisti della Real Forio che sbagliano a loro volta. Vitiello per Landolfo, era Rosanova che ha perso il pallone, rimessa dal fondo, cioè rimessa laterale in favore della Real Forio. Quando siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa, il Gladiator è sempre in vantaggio per una rete a zero per il rigore trasformato alla mezz'ora da Di Paola uscito. Rimessa laterale battuta dalla Real Forio, il gioco che è sempre a centrocampo con la squadra campana, che la squadra napoletana della Real Forio, che naturalmente deve impensierire il Gladiator se vuole arrivare al pareggio. Il lancio in avanti, rilancia, butta fuori il pallone il difensore del Gladiator Manzi, lo recupera la Real Forio in attacco, il cross in mezzo, esce De Lucia che in due tempi blocca il pallone, anche qui si è fatto trovare pronto il portiere classe 99 del Gladiator, che si accartoccia su se stesso e dà il tempo ai propri difensori di stabilirsi in avanti. Continuano a gridare i sostenitori nero-azzurri quando sono arrivati al nono minuto del secondo tempo. Il rinvio di De Lucia, il pallone giocato a centrocampo da Vitiello che lo distende sbagliando, però voleva prendere Liccardi il pallone, che però viene perso dalla Real Forio che lo mette in fallo laterale. Quindi ancora in attacco la formazione di Giovanni Sannazzaro, che sicuramente sarà contento della prestazione fino ad ora fornita dai suoi ragazzi. Rimessa laterale ancora in attacco, giocata il cross di Landolfo, anticipato spillabotte da un difensore della Real Forio, poi salta Manzi, altro colpo di testa, la Real Forio però esce bene, anche perché c'è un fallo in attacco da parte del Gladiator, quindi punizione nella propria metà campo, mentre c'è un'ammonizione, ammonito un giocatore del Gladiator per proteste
se non andiamo errati si tratta di numero 9 Spilabot, dovrebbe essere, quindi punizione per la Real Forio, brutto fallo dell'attaccante del Gladiator, calcio di punizione che viene battuto, svetta di testa ad allontanare Caccia, esce il Gladiator con un lancio che però non trova nessun attaccante nero-azzurro, quindi il pallone è frutto di un batti e ribatti a centrocampo, viene stoppato benissimo dal numero 10 Cerrato che se ne va, viene messo giù dal numero se non errati Arcamone 3, che viene ammonito, altro giallo per la Real Forio, è il terzo in questo match, punizione per il Gladiator che verrà battuta come sempre da Aniello Vitiello. Calcio di punizione per il Gladiator, dunque ammonito anche Arcamone, lo batte corto per Landolfo, numero di Landolfo che riesce a toccare bene il pallone, ma la difesa della Real Forio evita il peggio, anche se poi però perde il pallone, il cross in mezzo da parte, se non andiamo errati, di Liccardi, palla allontanata, ancora Vitiello, Landolfo, cross attento a un cross che viene ribattuto, rimessa laterale in favore della Real Forio, quindi ha ammonito anche Arcamone oltre a Trofa e Sollo per la formazione napoletana. Viene messo a terra il numero 9 Biancoverde, punizione, Longo è stato messo a terra, punizione per la Real Forio, gioca il pallone Sannino per il pallone arriva ad Arcamone, il lancio in avanti per Cantelli che stoppa bene il pallone, Cantelli lo ridà ancora a Sannino, cross in mezzo, la spizzata se non andiamo errati Trofa per un suo compagno che però è troppo lungo, quindi il pallone è preda di De Lucia che quindi effettuerà una rimessa dal fondo. Siamo giunti al minuto 13 di questa ripresa, quindi siamo vicini al quarto d'ora, quando il punteggio vede ancora il Gladiator in vantaggio per 1-0 con la rete di Paola. De Lucia è pronto a rimettere il pallone in gioco, Gladiator che come detto in casa ha vinto la prima con il Barano 2-0 con la doppietta di Liccardi, poi alla terza giornata ha perso 1-0 con l'Albanova con la rete di Simonetti e poi due settimane fa ha battuto in goleada la Putolana per 4-0 ottenendo quindi una bella vittoria davanti ai suoi tifosi. Perde palla ora però Bottiglieri, perde palla Bottiglieri, il pallone che è preda ora dei centrocampisti della Real Forio che ottengono una buona punizione da una buona posizione. Dai 30 metri la punizione ottenuta dal Real Forio, due uomini in barriera per il Gladiator. Urla 2-2 De Lucia. Batte il calcio di punizione. L'arbitro conta i passi. La punizione viene battuta, ma il tiro è alto sopra la traversa, quindi occasione gettata al vento dal numero 10 Savio, gettata al vento l'opportunità, quindi sarà ancora De Lucia a rimettere in gioco il pallone. Rilancio di De Lucia mentre scoppia un fumogeno, il colpo da parte di De Paola lanciato in aria, riesce a far preda la Real Forio, Landolfo interviene duro su il numero 13 Cantelli, poi c'è un lancio di Vitiello, preda dei difensori della Real Forio che perdono di nuovo il pallone, la riconquista di Pietro, il
passaggio filtrante ancora di Vitiello per Landolfo, che si sta proponendo spesso in questo secondo tempo. Ancora Vitiello che sta giocando una enormità di palloni a centrocampo, però il gioco è fermo perché c'è un uomo del Gladiator a terra. Entrano i sanitari in campo, gioco fermo. Sportivamente il numero 13 Cantelli ha buttato il pallone fuori perché per effettuare le cure mediche in corso. Vediamo ora il numero 8 di Pietro che è a colloquio con Sannazzaro a centrocampo. Si rialza, se non andiamo errati, se non mi sbaglio è Liccardi il nuovo entrato, che dunque esce fuori dal campo in attesa di rientrare De Rosa. La battuta della rimessa laterale, veramente il Gladiator crediamo che restituirà palla sportivamente alla Real Forio. Era il numero 2 Landolfo, il giocatore è rimasto a terra, che ora è pronto ai bordi del campo per rientrare. Gioca il pallone il Gladiator, quindi momentaneamente in 10 uomini la squadra di Sannazzaro, sempre in vantaggio per una rete a 0 quando siamo al 17° minuto della ripresa, mentre si distende la Real Forio con Cantelli che crossa in area, palla che non viene toccata da nessuno, passaggio debolissimo, facile preda per il portiere De Lucia che si accartoccia su se stesso e fa sua la sfera. È rientrato in campo Landolfo, quindi ristabilita la parità numerica sul terreno di gioco quando siamo arrivati al 17° minuto della ripresa. 1-0 del Gladiator, la rete di Paola, terza rete in campionato per il centrocampista che poi all'inizio della ripresa ha lasciato il posto a Liccardi, infortunato di Paola nell'occasione del gol che ha portato al vantaggio i nero-azzurri. Fallo di Sollo che ha causato il calcio di rigore. Rimessa laterale battuta dalla Real Forio con un bello scambio tra Longo e Cantelli, però intercettato dalla Gladiator che trasforma l'azione in difensiva, da difensiva in offensiva, protegge bene palla, Liccardi che va al cross, Solo però para facilmente e rilancia per i suoi. Portiere Solo protagonista nel primo tempo su un bellissimo tiro di Spilabotte a giro dal limite dell'area, tiro che è stato ben parato dal portiere Solo, che però poi ha causato di fatto il rigore che ha portato in vantaggio il Gladiator. Discesa sulla sinistra però di un difensore della Real Forio, palla al centro, si accartoccia De Lucia che prende il pallone, lo blocca e lo fa suo. 18 minuti sul cronometro, Gladiator 1 Real Forio 0. Con questa vittoria, naturalmente, il Gladiator si porterebbe a quota 16 punti. Classifica. Probabilmente si deve ancora giocare poco meno di mezz'ora. La Real Forio in questo secondo tempo ha tirato di fatto solo su quella punizione che è uscita alta sopra la traversa. Per il resto non ci sono state grandi parate del portiere classe 99 De Lucia, mentre ora c'è un brutto fallo di Landolfo che concede quindi un'altra punizione alla Real Forio proprio al limite dell'area di rigore, ingenuità di Landolfo che ha alzato troppo la gamba, e quindi calcio di punizione per la Real Forio. Si incarica della battuta il numero 8 Sannino. Salgono anche le torri campane con Arcamone e Fiorentino, che
partita, scusa, con Fiorentino e Piccirillo. Batte Sannino il calcio di punizione, due uomini in barriera per il Gladiator. Quando siamo arrivati al 20esimo, il calcio di punizione stacca la difesa, poi prende palla dal limite dell'area il Longo, che tira e protesta vivacemente con l'arbitro perché a suo modo di vedere c'era stato un fallo di mano. Il Gladiator butta il pallone fuori perché c'è un giocatore nero-azzurro a terra. L'arbitro non ha ravvisato gli estremi per il calcio di rigore, ha lasciato correre, quindi il gioco è fermo per soccorrere il giocatore del Gladiator rimasto a terra. Allora Giuseppe, siamo arrivati al 65esimo e la gara ferma sempre sul punteggio di 1-0 per il Gladiator. In questo secondo tempo è un po' meglio il Real Forio, che ci sta provando, ha avuto due punizioni a disposizione, prima con Sannino e poi con Trofa, che però sono finite ampiamente alte sopra la traversa la porta di De Lucia, e il Gladiator ancora non è riuscito a creare un'occasione nitida, tranne che per un cross di Lolo Liccardi, che è entrato nello specchio della porta, ma non la si può annoverare come occasione da rete. E quella stessa, diciamo, irruenza, con lo stesso approccio che il Gladiator ha avuto nel primo tempo, non lo sta mettendo ora, forse sarà anche comunque il vantaggio. E infatti il Forio invece è entrato oltre che mentalità, è entrato con un'altra voglia, e infatti vuole pervenire al pareggio. Intanto c'è nel medico del Gladiator che sta curando Di Pietro, che butta la palla fuori, e il Forio con un gesto di fair play ha restituito palla al Gladiator. Infatti Longo poi dopo ha dato per De Lucia. Ora la parte sinistra, spila botte al centro per Vitiello, il metronomo della compagine azzurra. Vitiello per Liccardi, Cerrato. Cerrato cerca il dribbling su Piccirillo, non avviene. Ora Liccardi sulla fascia per Landolfo. Palla lunga, però riesce a tenere in campo, poi subisce fallo, ma l'arbitro è lontano e non vede questo contatto, nonostante che l'assistente evidente fosse a un passo. Landolfo è ancora per terra e ora è Manzi che la butta fuori, e l'arbitro va a vedere che cosa è successo, e c'è un differenza di vedute tra un giocatore del Real Forio e Di Pietro, perché secondo i nerazzurri il Forio non ha buttato palla fuori con il calciatore a terra, e ora quindi si riprende con la rimessa laterale a favore del Real Forio. Ora quindi restituita palla, alto gesto di fair play del Real Forio, Longo è andato per Landolfo, rilancia De Lucia, stacca Arcamone, Trofa e perde palla, Vitiello recupera da Cerrato, De Rosa lancia per la sponda di Liccardi che prolunga e anticipa tutto Piccirillo, che si oppone a Spilabotte e dà palla a Sollo. Fallo di Bottigliero sul numero 7 sul numero 11 che è Varrella, e quindi sarà punizione a favore del Real Forio. In contemporanea il Gladiator e il Forio sta giocando anche la partita Frattese Casoria, che vede la Frattese in vantaggio il punteggio di 2-0, però una partita che sta caratterizzata dalla sospensione per maltempo intorno al 24esimo minuto, quando la Frattese era già in vantaggio sui napoletani e con il punteggio di 1-0. Poi dopo la sospensione si è ritornato in campo anche in virtù del fatto che comunque la pioggia ha finito di imperversare sul campo di Agnello di Fratta Maggiore, e quindi lì il punteggio di 2-0, e in questo momento la Frattese è al primo posto in classifica con 19 punti, un punto davanti, una lunghezza davanti al Giuliano. Invece qui il Gladiator batte 1-0 il Forio, e se dovesse restare così il punteggio, il Gladiator si porterebbe al terzo posto insieme a Afro-Napoli e a Fragolese, dietro alle due compagini, quindi ricordiamo Frattese prima e Giuliano seconda. Il Forio intanto comunque è all'arrembaggio, ormai ci sono diversi minuti che prova a fare gol e non ci sono occasioni di, però comunque si vede questo predominio territoriale. Sulla punizione, sulla fascia destra da parte di Sannino, si portano in area diversi giocatori, anche qui salgono diversi difensori, infatti vediamo su tutti anche il numero 6 Iacono. Batte Sannino,
la valutazione lunga e esce Liccardi che poi va a sbattere con, cioè esce De Lucia che va a sbattere con Liccardi e immediato il cavaggio di fronte è una ripartenza De Rosa sulla fascia, è un De Rosa entra in aria, va da solo il tiro ed è gol De Rosa. Il raddoppio dunque del Gladiator, rassegnato De Rosa al minuto 25, De Rosa 2-0 del Gladiator in una delle sortite offensive del Gladiator, ha trovato il 2-0 su un calcio d'angolo in favore della Real Forio. De Rosa ha preso palla nella propria metà campo, è riuscito nell'impresa di scavalcare due difensori della Real Forio, si è presentato in area e con il destro ha battuto il portiere Sollo quando siamo arrivati quindi al 25esimo della ripresa, 70 minuti sul cronometro, 2-0 di De Rosa. De Rosa per il Gladiator, che quindi diventa il primo marcatore della formazione nerazzurra, quarto gol in campionato per De Rosa. Contropiede quindi fulminio della squadra neroazzurra che ha trovato il raddoppio, festeggiano i tifosi perché nell'ultimo quarto di gara, quindi il Gladiator ora è in vantaggio per 2-0 con la quarta rete stagionale di De Rosa, che aveva segnato anche nell'ultimo match giocato dal Gladiator, quello vinto contro la Virtus Volla. Riprende ora il gioco, quindi il Real Forio che subisce un altro gol, si tratta della decima rete stagionale subita dalla formazione napoletana, mentre il Gladiator è arrivato a 14 reti siglate in questa stagione. Riprende il gioco, quindi 2-0 al 71esimo il raddoppio di De Rosa, che ha siglato il 2-0 dopo la rete di Paola nel primo tempo. La Real Forio quindi dovrà spingersi in avanti alla ricerca di un possibile gol che riaprirebbe in un certo senso la partita. Non manca molto, mancano poco più di 20 minuti alla fine dell'incontro. In avanti la Real Forio, che nel secondo tempo aveva iniziato bene a differenza del Gladiator, che invece non ha avuto occasioni. La Real Forio invece si era presentata stabilmente nella metà campo nerazzurra, fermato ora attacco il Gladiator. Punizione per la Real Forio, che non ha effettuato alcuni cambi oltre a quello verificato sia al quarto minuto del primo tempo con Cantelli, che è subentrato a Capuano. Per il resto l'allenatore della Real Forio, Isidoro Di Meglio, non ha effettuato altre sostituzioni. Pallone giocato sempre nella metà campo avversario dalla Real Forio, recuperato però dal Gladiator con il numero 20 Liccardi, e perde il pallone, poi il cross di Vitiello, il Spilabotte che prende palla, salta un avversario, ma il difensore della Real Forio è bravo però a metterci il piede, quindi sarà calcio d'angolo per la formazione bianco-verde. Si stanno scaldando nel frattempo il classe 2000 filosa e il classe 99 verde per la formazione ospite, quindi eccoli i primi possibili cambi dell'allenatore Di Meglio. Nel frattempo Vitello è pronto alla battuta del calcio d'angolo, palla raso terra per limite dell'area, per il cross in mezzo, il pallone, la rete che però viene annullata per fuorigioco. C'era stata una sponda in mezzo di Pietro, che ha messo il pallone in mezzo per Liccardi, che ha appoggiato la palla in rete, ma era fuori gioco, quindi l'arbitro ha fermato il gioco. Si riprenderà con una rimessa in gioco per la Real Forio, pallone giocato a centrocampo.
il lancio di Leccardi per Landolfo, che però viene bloccato dal difensore della Real Forio. Riparte la formazione biancoverde, Cantelli sulla fascia che elude l'intervento di un uomo per Trofa, Trofa che passa di nuovo a Cantelli che crossa in mezzo, sarà angolo per la Real Forio. Quindi calcio d'angolo che viene battuto, il cross in mezzo, il colpo di testa della difesa di Gladaro che prova ad allontanare, la recupera palla la Real Forio, gli spazi sono chiusi, altro cross in mezzo, allontana di testa Manzi, recupera il pallone il Gladiator che innesca un nuovo contropiede con il pallone che viene di Cerrato, che viene stava per giungere sui piedi di Spilabotte, però l'intervento del difensore della Real Forio ha fatto sì che il pallone non pervenisse sui piedi dell'attaccante, mentre è pronto il numero 15, dunque Filosa, per nelle file della Real Forio ad entrare. Attacca ancora la squadra biancoverde con un cross dalla destra, il colpo di testa e ci sarà un calcio di rigore. Calcio di rigore per un fallo, fallo di mano, c'è stato un cross dalla destra, il colpo di testa, se non andiamo errati, di Cantelli, e il fallo di mani, fallo di mano del difensore del Gladiator. Sul dischetto il numero 1. Calcio di rigore per il Real Forio, la rincorsa, il tiro, rete, il pareggio della cioè il 2-1 della Real Forio che accorcia le distanze con il numero 10 con Savio, quindi Savio accorcia le distanze con il su calcio di rigore quando siamo giunti al minuto 31. Cambio nelle file della Real Forio con il il numero 4 Fiorentino dentro Filosa, quindi al 31esimo segnaliamo il gol di Savio su calcio di rigore che dunque riporta in partita i biancoverdi sul fallo di mani in area del difensore del Gladiator. Se non andiamo errati era Manzi, comunque c'è stato un fallo in area su un colpo di testa di Cantelli, fallo in area del difensore del Gladiator, e l'arbitro che è il signor Cetrancolo non ci ha pensato su due volte, ha concesso il calcio di rigore per la Real Forio realizzato da Savio. Savio che è al suo terzo gol in campionato, quindi anche Savio arriva al terzo gol in campionato, così come Di Paola, quindi entrambi tre gol in campionato. Ora c'è un fallo a centrocampo per il Gladiator, l'abbiamo detto che il Gladiator ha abbassato i ritmi nel secondo tempo e al minuto 32 è arrivato il 2-1 della Real Forio che quindi rientra in partita con Savio. Seconda sostituzione quindi con Filosa che è entrato al posto di Fiorentino, ora non riesce a gestire il pallone Leccardi sulla fascia, rimessa al laterale in favore della Real Forio, il pallone di Landolfo perde la sfera, si distende in contropiede della Real Forio ma interviene bene Spilabotte che prende il pallone, si destreggia tra tre avversari, vede libero De Rosa, De Rosa che però passa il pallone al centro, Spilabotte la stoppa, il tiro e la parata da parte di Sollo che evita la terza rete del Gladiator. Azione di ancora di rimessa del Gladiator che al 35esimo sfiora il 3-1 con Spilabotte che si libera bene in area.
Il sinistro però è ben parato da Sollo, che quindi compie un buon intervento ed evita la terza rete per il Gladiator. Quindi risultato che rimane sul 2-1 quando mancano poco più di 10 minuti alla fine della partita. Il Gladiator doveva sfruttare questa occasione per portarsi sul 3-1, così non è stato, e quindi partita ancora in bilico, gran parata di Sollo. Rimasto a terra un giocatore della Real Forio, che sta zoppicando insieme anche a De Rosa, anche lui zoppica. Sì, entrambi i medici di entrambe le squadre sono in campo per assicurarsi delle condizioni di entrambi i giocatori, quindi sia il numero 11 del Gladiator De Rosa sia il numero se non andiamo errati 7, sì, è Trofa, sì, è anche Trofa. Si manda, si sta scaldando anche un giocatore del Gladiator, quindi presumibilmente ci sarà un cambio nei prossimi minuti. Pronto De Rosa a rientrare in campo, un po' meno il numero 3 Arcamone per la Real Forio. Entrambe le squadre quindi sono in 10 uomini, rientra ora De Rosa in campo, rientra anche Arcamone, quindi ristabilita la parità numerica. Recupera palla nel frattempo al centrocampo il Gladiator con Vitiello, che si distende e la dà al centro per il numero 20 Liccardi, che era solo davanti al portiere, è uscito però Sollo, ha preso il pallone, ha rinviato, quindi altra azione di rimessa del Gladiator molto pericolosa. Rimessa laterale per la formazione nerazzurra, si incaricherà della battuta Landolfo il numero 20 Liccardi tra tre uomini perde il pallone, c'era Spilabotte dietro di lui. Spilabotte reclamava il pallone, l'attaccante del Gladiator non gliel'ha dato. Errore ora della Real Forio in disimpegno, ancora rimessa laterale in favore del Gladiator. Quando siamo arrivati al 38esimo minuto del secondo tempo, mancano poco più di 7 minuti alla fine dell'incontro. Al 90esimo naturalmente poi ci sarà il recupero. Spilabotte ora per Liccardi, che fa da boa. Vitiello perde il pallone, però ancora il lancio era stato di Pietro, perde il pallone. Ora palla troppo lunga per il giocatore del Gladiator, Spilabotte, che non riesce quindi a fare su il pallone. Rimessa dal fondo già battuta dal portiere Sollo, protagonista in positivo e negativo, ha causato il rigore, però è stato anche protagonista di una bella parata sia nel primo tempo su Spilabotte e poco fa sui piedi di sempre su Spilabotte. Colpo di testa di Manzi, che però commette fallo su Savio, quindi calcio di punizione per la Real Forio, ancora una volta da una posizione invitantissima per la formazione partenopea, che quindi avrà l'opportunità di battere un calcio di punizione dai 26 metri, credo, 25 metri, comunque poco fuori l'area di rigore. Giovanni Sannazzaro nel frattempo ha chiamato un suo giocatore, quindi presumibilmente il Gladiator tra pochissimo effettuerà una sostituzione. Sul pallone c'è Sannino quando siamo giunti al 39esimo minuto della ripresa. Il punteggio è di Gladiator 2, Real Forio 1. Real Forio che ha trovato la rete 8 minuti fa con il rigore trasformato da Savio. L'arbitro sistema la barriera, ci sono i fischi dei tifosi. Sannino la punizione, fuori di un soffio. Bellissima la punizione del giocatore della Real Forio, che è uscita di poco alla sinistra di De Lucia. Quindi anche questa un'occasione per la Real Forio, che come detto nel secondo tempo è stata più propositiva.
De Lucia batte la, la rimessa dal fondo, c'è un fallo fischiato dal, dall'arbitro, mentre si appresta dunque il Grado ad effettuare la sua terza sostituzione. C'è un calcio di punizione poco dopo la linea di centrocampo in favore dei neroazzurri. Il calcio di punizione è battuto, il pallone in aria, il tiro e la rete del Gladiator su un calcio di punizione che segna il 3-1 al Andrea Di Pietro, firma il 3-1. Festeggiano i giocatori del Gladiator sotto la panchina, vicino alla panchina, sotto la nostra postazione. Il numero 8 del Gladiator, quindi Di Pietro, ha portato il Gladiator sul 3-1. Quando siamo al 41esimo, Di Pietro che ha ricevuto palla dal limite dell'area di sinistro, ha battuto in diagonale il portiere solo dopo che c'era stata una buona spizzata da parte di Liccardi. Il pallone è andato sui piedi di un giocatore del Gladiator che lo ha depositato per Di Pietro, che ha messo in rete il pallone. Sostituzione per il Gladiator, entra esce Celio, esce il con il numero 9 Spilabotte ed entra Celio. Quando siamo arrivati al 41esimo minuto della ripresa, quindi il Gladiator ha trovato il terzo gol con il suo numero 8 Di Pietro, quindi Di Pietro, Di Paola, De Rosa sono sempre loro i protagonisti del Gladiator. Se per De Rosa si trattava del quarto gol, per Di Paola del terzo, per Di Pietro invece la prima rete stagionale. Quindi il Gladiator chiude i conti allo stadio Mario Piccirillo. Mancano poco più di 2 minuti più recupero. Il Real Furia dovrebbe fare 2 gol per pareggiare la situazione. Il Gladiator è in vantaggio per 3-1. Ancora la formazione nero-azzurra che però non riesce a concretizzare questa azione. Esce bene la Real Furia con Cantelli che sulla fascia si distende. Cantelli supera un uomo, vede la sovrapposizione di Savio, però è molto bravo Landolfo a prendere il pallone e a far ripartire i suoi, specialmente il numero 10 Cerrato che lancia Liccardi, però non riesce a prendere il pallone, troppo lungo, e quindi rimessa laterale in favore della Real Forio, che quindi viene battuta. Quando siamo al 40, siamo per entrare nel penultimo minuto di gioco. Ancora Cantelli molto attivo, salta un uomo, il secondo però no, e riparte l'offensiva del Gladiator. Vitiello però non riesce a prendere il pallone, quindi recupera la sfera la Real Forio, naturalmente che si getta in avanti alla ricerca di un possibile gol che riaprirebbe nuovamente la partita. Però c'è un errore a centrocampo della Real Forio, quindi parte ancora il Gladiator, viene atterrato con un brutto fallo del numero 6 che viene ammonito, quindi ammonito Iacono che ha atterrato Vitiello che stava facendo partire un contropiede. Cantano i tifosi del Gladiator per questa vittoria che ormai sta maturando qui allo stadio Mario Piccirillo. Non sta nemmeno più piovendo. Il 3-1 siglato da Di Pietro, che quindi ha chiuso di fatto il match. Pallone che viene giocato ora ancora dal Gladiator con il numero
6 Manzi che lancia in avanti, la difesa del Forio fa buona guardia, ancora il Gladiator in avanti con Arcamone che però ruba palla a Riccardi. La Real Forio però sbaglia ancora una volta, allora Cerrato che viene messo giù, l'arbitro dice che si può continuare, poi c'è un po' di confusione, comunque Landolfo prende il pallone, rimessa laterale in favore del Gladiator quando siamo ormai anche siamo giunti al 45esimo esatto, quindi manca davvero poco alla fine del match e quando la partita vede il Gladiator imporsi per 3-1 sulla Real Forio. Rimessa dal fondo battuta dal portiere Sollo, la palla viene recuperata momentaneamente dal Gladiator, poi c'è un fallo di Landolfo, quindi punizione per la Real Forio vicino alla linea di centrocampo, viene battuta da Sannino, però la palla è out, quindi rimessa laterale dal lato opposto in favore del Gladiator. Siamo ormai già nel minuto di recupero, anche se non abbiamo visto quanto ha indicato il direttore di gara, partita che ormai è agli sgoccioli. Il Gladiator con questa vittoria quindi sale ancora di più in classifica a quota 16, raggiungendo quindi la Frattese, che però sta vincendo 2-0 contro il Casore. La partita caratterizzata da una sospensione nel primo tempo sull'1-0 per la Frattese. Calcio di punizione per la Real Forio, allontana la difesa del Gladiator, si aspetta ormai solo il fischio finale del direttore di gara. Real Forio quindi rimane a 13 punti in classifica, occupando la sesta posizione. Cantano i tifosi del Gladiator, che naturalmente sognavano una domenica di vittorie e fino a questo momento sono stati accontentati dei propri beniamini. Sollo, il portiere bianco-verde, prende il pallone, lo cede ai suoi difensori centrali, prima ad Arcamone, la palla ritorna ancora al portiere. Ormai siamo veramente nei minuti conclusivi del match, quindi Mario Peccirillo che porta ancora una volta punti per il Gladiator. Ora Arcamone in possesso del pallone, sbaglia il passaggio, rimessa laterale in favore del Gladiator, che dunque dopo il tris di Bolla segna altri 3 gol in casa contro la Real Forio. Nelle ultime 3 gare sono 10 le reti segnate dalla formazione di Gianni Sannazzaro, che quindi si propone come antagonista dell'Afro-Napoli United, ma soprattutto del Giuliano, che momentaneamente è in testa in attesa naturalmente della finale della Frattese. 3 ore, attenzione, ancora il Gladiator in avanti, non succede però nulla, rimessa dal fondo per la Real Forio. Con Sollo che si incarica della battuta. Il numero 2 Landolfo ora è in possesso del pallone, la palla viene preda però dei difensori del Real Forio. Siamo al minuto 10, mancano esattamente credo un minuto alla fine della partita, ancora il Gladiator in avanti, l'azione però viene fermata e la Real Forio può ripartire in avanti, si distende in attacco la formazione ospite in maglia bianco-verde.
Il pallone viene messo out, rimessa laterale in favore del Real Forio, partita che dunque sta per terminare con le reti di De Rosa, di Pietro e di Paola. Il Gladiator cala il tris al Piccirillo, così come successe a Volla una settimana fa. Altre tre reti per la formazione nero-azzurra. Ora c'è un fallo sempre del Gladiator, punizione in avanti per la il Real Forio. Si esce anche uno squarcio di sole, quindi il sole che di sbiego illumina il Piccirillo per questa vittoria del Gladiator, la terza vittoria casalinga su quattro incontri, l'unica sconfitta in casa arrivata alla terza giornata con l'Albanova. Per il resto tutti i successi al Mario Piccirillo per la formazione nerazzurra. Batte il calcio di punizione la Real Forio, nulla di fatto. La partita si conclude qui. Il Gladiator vince 3-1 contro la Real Forio. Le reti di Pietro, di Paola e De Rosa. In mezzo il calcio di rigore siglato da Savio per il momentaneo 2-1. Vittoria imponente del Gladiator, che dunque vince per 3-1. Il Gladiator batte 3-1 il Real Forio nella gara valevole per l'ottava giornata del girone di eccellenza. Mister, una vittoria contro una squadra, il Forio, che è venuto a fare una bella partita qui, però il Gladiator è stato più forte. Qual è la sua analisi della gara? Beh, sapevo che era una partita difficile, un avversario difficile da incontrare, perché è una squadra molto fisica, una squadra che soprattutto sulle palle inattive poteva dare fastidio. Proprio credo che soltanto sul calcio di rigore abbiano tirato in porta, quindi per l'ennesima volta credo che ci sia stata una grande prova della squadra, sempre con grande intensità, e quindi credo che il risultato sia più che giusto. Mi sembra stata la migliore risposta alla sconfitta nell'andata dei quarti di Coppa Italia a Cardito? Tu parli di sconfitta perché il risultato dice che era una sconfitta del 2-0, però io della prestazione sono più che contento, sinceramente della prestazione ero più contento di mercoledì, che magari col gioco espresso mercoledì, che magari il gioco espresso oggi, che mercoledì c'è stato un gioco più fluido, più veloce, ovviamente anche il campo aiutava, oggi invece il campo è un pochettino più pesante, questo veniva un po' più difficile, però comunque abbiamo tenuto benissimo il campo, abbiamo cercato sempre di giocarla nonostante ci siano poche possibilità di farlo, quindi anche oggi credo che sia stata una grandissima risposta dei ragazzi, grandissima prova. Mister, anche oggi come in altre gare c'è stato delle defezioni con alcune squalifiche, anche qualcuno come Lombardi che ha avuto la febbre in mattinata, quindi penso che da parte di tutti c'è stata una grande prova, soprattutto di quelli che comunque stanno avendo un minutaggio minore, c'è stata la giusta risposta quando sono stati chiamati in causa. Mi fa piacere di questa domanda perché io ritengo che valuto tutto il gruppo, io tutti quanti a disposizione, ho detto dal primo momento che tutti saranno a disposizione dell'allenatore e tutti avranno la possibilità di scendere in campo. Io valuto molto l'allenamento settimanale, quindi non ci sono maglie assegnate assolutamente, quindi ognuno di loro se dà il massimo in allenamento potrà avere la possibilità di giocarsela sicuramente la domenica. Mister, un'ultima domanda che vi faccio. Sul 2-1 loro hanno avuto, il Forio ha avuto una grande occasione con la punizione calciata da Sannino che ha sferrato il palo. Molte squadre in quel momento si tirano un po' indietro a cercare di proteggere il risultato, comunque dove scampa del pericolo, invece il Gladiator no. In quel momento è andata oltre, è andata a cercare il gol, infatti è arrivato la terza rete. E questo è un aspetto positivo che intravede nella sua squadra? Questo è il DNA della squadra, una squadra costruita per giocare nella metà campo degli avversari, una squadra che cerca sempre di essere propositiva, di giocarla sempre, stare sempre nella metà campo avversaria. Sicuramente non si fanno barricate, si cerca di giocare, quindi sono stati bravi e premiati anche con il terzo gol fatto. Ma penso che il risultato poteva essere anche più rotondo.